L'inverno è stato lungo quell'anno, sembrava non finire mai. E scaldarsi era difficile in quel lontano 66. Con le calze di lana, abbottonate sui calzoni corti, coi geloni ai piedi, ascoltavo i suoi racconti. Mio padre parlava, parlava, e la sua voce mi scaldava. O forse era un trucco, così il freddo passava. Ecco arrivare marzo, i giorni del disgelo, con gli aquiloni in alto verso il sole, lo sguardo dritto verso il cielo. Le corse sui prati verdi, i giochi sotto il vecchio faggio e i primi temporali, vedere in fretta arrivare maggio. Andare a dormire, dormire, le scale erano di fuori. Finestre e porte aperte, aperte, senza paure né timori. Poi l'estate, i bagni al fiume, scoprirti diversa da me. E non capire il perché di quella voglia di stare con te. Mille sogni, mille domande. Arriva anche settembre. Con gli amici, con i libri sotto il braccio, non proprio così felici. La maestra quella di sempre, chissà se è ancora smarrita, e che non se la prenda un'altra volta con le mie dita. Ed ecco il Natale, Natale, con la sua nostalgia, aspettando la neve, col freddo e tanta allegria. Tra le scintille del camino che trasportava i miei pensieri, tu che venivi sempre più vicino, io arrossivo e non capivo. Tra mille sogni, mille domande, andava anche dicembre.